Fight Club, Lexon vs Bruno Bug, il primo quarto di finale, let's go! Rappare sulla trap o se rappare sul boom bap, ma prima io vi voglio qua al centro del parco faccia a faccia. Bruno, vieni qua, face to face, hai qualcosa da dire al tuo avversario? Il tuo nuovo taglio di capelli, bro, ci sta. Tu hai qualcosa da dire al tuo avversario? Lo scudetto del Bisceglie sembra quello dell'Atalanta 15 anni fa. Sono andati soft, ragazzi, sono andati soft. Raga, che ne pensate invece dei miei capelli? Oh, mazza, me li ha sistemati il... Me li ha sistemati? Ah no, un pochino... Vabbè, dai, mettiamo il cappellino, va. Però qualche giorno devo andare dai cinesi a tagliarmeli per forza. Per questo face off, chi è che parte tra i due innanzitutto? Face off, grandissimi. Parte Bruno? Partite Bruno? Vuoi minuto trap o minuto boom bap? Boom bap. Bruno sceglie boom bap, sceglie. Ce l'abbiamo, Zifto? Il minuto di Bruno parte esattamente al 3, 2, 1, fight! Bruno Baghi c'ha flow, Bruno Baghi c'ha flow. Frate questo qua no, sai che c'è il divario. Frate te lo allargo, mi ci siedo sopra un po' come un divano. Poi mi dici ah no, io ti allargo l'ano. Sanno che facciamo, rappo in italiano. Non so se captiamo, stavo io guardando tipo questo quadro. Mi sono accorto che qualcosa non quadra. Ah no. Mamma mia! Bruno Baghi rappresenta il plusso più votato. Questo qui cosa ti aspetti che faccia? Se rappo sul quadrato, fra sto rappando sulla tua faccia. Uomo, tu giochi ai quattro angoli da solo. Te lo ricordo, uomo, mi sgrulli il cetriolo. Cioè, lo sai che il tuo flow, bro, non è vero proprio. Visto che questo swing sul sentiero sono un vero uomo. Non ti vedo, non far quella faccia. Ma che flow? Perché sinceramente lasci lividi. Tu mi raschi il cazzo se te lo metto in bocca con gli zigomi. Non fare quelle espressioni, ti si vedo. Sono dispari, sono uno, due, tre, ti giuro, frate, Bruno Bug, non mi puoi parlare, la tua faccia è un cesso, la tua faccia è un butter, c'ha il mento che sembra un culo e che riesce a cacare. Mamma mia, raga, che minuto ci ha tirato fuori Bruno, mamma mia, mamma mia, Dio mio. Lexon al 3-3-3-2-2-2-1-1. Oggi io lo prendo a sberle perché c'ho un flusso pazzesco. Però di che tu serve a niente, non vincerai contro Lexon, dato che sembri tipo il sergente, il poliziotto dentro il distretto. Guarda come abbiamo fra la veste, perché mettiamo celeste. Però perdi se c'è Lexon, yes io. Te lo giuro che sto troppo puro, anche perché frate gli rompo il culo. È un problema grosso, un problema con il cubo. La mia testa però fra sei fottuto, fra nella testa vedi tutto che ho oscuro. Come fosse frate un metro di buio. Te l'ho già detto, te l'ha detto nessuno. Che sto flow del cazzo lo metto nel culo. Mamma mia, io non c'è problema. Io fra glielo metto sopra la schiena. Dato che sono stato anche in una scena. Forse è vero però frate spacco, perché spacco ogni contesa. Te l'ho detto che lì era il pezzo. Per il freestyle quindi non c'è problema, broderino. Senti come rimo, te l'ho detto, sparo, sparo un altro pallino. In testa ho sempre un obiettivo, un altro pallino. E sparo un altro ragazzino, credino. Se parli frate di stilo, faccio uno show che non esisto. Infatti nel suo culo è stream makeover home edition. Un bellissimo. Mamma mia. Ma davvero è stata una nuova scena o solo l'ha detto per far rima? Mamma mia che minuto però. Mamma mia. Mamma mia. Yo, chi mi tifa non si sbaglia. Ah, infatti fra ne faccio mille, demente. Il flow migliore d'Italia contro Lexon si è messo a fare le barzellette. Non è vero, io ho fatto il flusso. Tu una prostituta, ti prostri nuda, ti prostri in tuta. Ah, tu non sei un problema, è un problema acuta. Sei andato a nuova scena e hai fatto scena muta. Ho fatto scena muta e non è vero perché queste sono cose diverse. Ho fatto scena muta, la muta, ho cambiato pelle. Però non sei stato pronto al veleno del serpente. Mamma mia, il veleno del serpente. Tu sei un cazzo perché non stai nella pelle. Tu sei un b-boy, frate. Puoi cambiare pelle quanto vuoi, ma non competerai con me. No, no, aspetta, frate, che l'ho fotto spesso. Sembra il tuo mostro, sei contro Lexon, sei compromesso. Tu sei la fimosi, io sono il tuo cazzo perché ti sto troppo dentro. Vabbè, spaccava. Sei un durello che
non ha nessuno. Ah, Fimo, io sì. C'ho il flusso di Nettuno, sempre Lord Farquaad. Ti senti king di qualcosa e sei il suddito di nessuno. Di nessuno, quale Lord Farquaad? Per il fatto non basta che per battermi ti servo Shrek. Oppure con Bamba. Io spero tu combatta, per è come mettere Robin con Batman. Okay, con Batman combatte, Bruno batte le lancia come suo padre fra le ciabatte. Brunello è un caccia, fra ti abbatte. Non mi interessa questo combatte, quando il flow parte ti infiamma che pare con Basken. Yeah, peccato fratello che non mi batte, mi batti fra pochi cazzi, però dopo il cazzo poi ringrazi. Infatti io ti porto pochi incastri, non ci passi, non ci passi, non ci passi a fare sti flussi, ho imparato da 2 anni. Ma tu davvero fratello che cosa hai imparato? Vorresti competere tipo Brunello che arriva, lo sai che il culo l'ha spaccato. Vorresti competere però sta merda mi spiace fratello, ho rivoluzionato. Ti senti Iger oppure l'hai copiato? Peccato fratello che io le regole, perché fratello mi scopo le pecore. Te l'ho già detto che crollano tegoli, perché io sovverto fra queste regole. Te l'ho già detto fratello che batterti è fin troppo semplice. Mi sono allenato e non ho alcun più punto debole. Ma ti sei allenato? Questo che vince il capo, chi vince il capo non mi convince dato che si è inceppato. Cos'è che ha detto? Illegale, illegale, illegale. Ti sei allenato? Questo che vince il capo, chi vince il capo non mi convince dato che si è inceppato. No, no, non ha senso, non ha senso. Non ha senso. Inceppato, inceppato. Infatti sei come Ince, vai piano, non le vince, da bravo. Infatti Lezzo poi le spinge dal quadraro e l'hai presa in culo, 4 lati da un quadrato. Mamma mia. Però ne ho una. Sinceramente fra la tua bocca è da censura. Tu hai fatto un bel minutino che non si discuta. Io 13 bastardi, 4/4 da paura. Mamma mia, ha citato pure i 13 bastardi. Mamma mia. Raga, Bruno. Bruno, puttana Eva. Si sta prendendo il 2024, raga, di Bruno, eh. Non penso che ci sia alcun dubbio. Il 2024 è l'anno di Bruno. Mamma mia, Dio santo. E Lexon è stato fortissimo in questa battle, eh? Cioè, da fare onore al merito, assolutamente. Lexon è una macchina da guerra. Però con questo Bruno come fai? Non fatemi spoiler, però oddio. Vabbè, dai, sti cazzi. Ci vediamo più tardi, raga, con il prossimo quarto di finale. Bella.